tagli lineari uccidono la sanità. E questo il responso di uno studio dell'Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari. E ne parliamo con il suo direttore, il professor Americo Cicchetti. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Buongiorno a voi. Allora, la situazione noi... E quando il commissario alla sanità qui nel Lazio ha preso il macete e ha cominciato a fare i famosi tagli lineari della serie dove coio coio, abbiamo sempre lamentato e condannato questo modo di procedere senza andare a tenere conto delle eccellenze e del servizio che le strutture sanitarie prestano ai cittadini. Ecco, quindi la conferma di questo modo di procedere che voi avete anche stigmatizzato nel vostro studio, insomma, ci conforta su quella posizione che abbiamo tenuto e continuiamo a tenere. Ecco, cosa succede con questo modo di procedere con i tagli lineari, cioè senza, ripeto, andare a vedere caso per caso nel sistema sanitario nazionale? Alla fine cosa resta dell'offerta sanitaria nel nostro paese e nel Lazio in particolare? Ma allora, noi abbiamo appunto cercato di mettere in numeri quella che era una sensazione. Il taglio lineare evidentemente funziona e va bene nel momento in cui il livello, diciamo, di efficienza e di efficacia medio delle strutture poi alla fine che erogano i servizi è analogo, cioè più o meno sono tutti uguali, ecco. Sì. Allora, tagliando orizzontalmente taglierò il buono e il cattivo da una parte o dall'altra. Mm-hmm. Ma se esistono delle differenze appunto sui livelli di efficacia raggiunti dalle strutture, quindi ad esempio quanto sono bravo ad acquistare i beni e i servizi, i farmaci, mm-hmm, piuttosto che medical device, e quanto anche sono in grado di produrre con le risorse che ho, insomma, se taglio orizzontalmente allora andrò a tagliare essenzialmente un livello di efficienza del sistema. Mm-hmm. È una questione numerica, matematica. Faccio un esempio: se io ho un ospedale dove acquisto i beni e servizi e mi costano 2.000 euro per ogni paziente che dimetto, e un altro ospedale invece per dimettere lo stesso paziente spendo 4.000 euro, se io vado a operare un taglio orizzontale che dice, bene, allora tutti gli ospedali tagliano il 5% o il 10% della spesa per beni e servizi, quello che già oggi spende 2.000 si troverà in difficoltà a tagliare, e quello che dovrà fare, e l'unica cosa che riuscirà a fare, è quella di ridurre le prestazioni, ridurre la qualità, certo, di quello che acquista. Chiaramente quello che invece ne spende 4.000 probabilmente riuscirà, troverà nelle pieghe, diciamo, dei propri acquisti, del proprio modo di gestire, uno spazio di manovra, ma sicuramente ce l'avrà, perché altrimenti non si spiegherebbe perché ce n'è un altro che ne spende 2.000 invece che 4.000 per comprare gli stessi beni e servizi che poi alla fine producono lo stesso risultato, ovvero sia una colicistectomia piuttosto che un bypass aortocoronarico. Ecco, i cittadini su questo tema sono estremamente sensibili, ovvio, perché chiaramente. Quando uno sa di pagare le tasse, di avere un inasprimento, ogni mese c'è una novità, e poi le prestazioni sono quelle che sono, le file ai pronti soccorsi che poi, è vero, vengono intasati senza motivo perché tanti vanno al pronto soccorso e non ci dovrebbero andare, il sistema dei medici di base che non funziona come dovrebbe, e si sente sempre sprechi, tagli, ruberie. Stamattina ne hanno presi tre a Lidi, lì hanno fatto un buco da 700 milioni che si sono letteralmente rubati, anche i preti, il frate, adesso non mi ricordo come si chiama, si è messo in saccoccia 4 milioni d'euro, case in Toscana, insomma sono cose, qui la realtà supera la fantasia, no? Allora, quale deve essere la logica
che dovrebbe sovrastare appunto questa ricerca dell'efficientamento, questi tagli là dove devono essere fatti e invece maggiori investimenti da altre parti. Qual è la logica giusta per arrivare a un sistema un po' più decente, ecco? Ma allora, alla luce di questi, diciamo, di quello che abbiamo detto, di questi numeri, la logica dovrebbe essere quella che alloca le risorse laddove le risorse producono salute. Qualcuno potrà dire, ma non si fa così. Si fa così, ma in parte, perché come abbiamo sperimentato, le logiche di programmazione, purtroppo per una regione come il Lazio, che è in piano di rientro, per noi siamo, la regione Lazio è stata obbligata, quindi il nostro studio non vuole, come dire, stigmatizzare comportamenti sbagliati di una regione indipendentemente da quello che può essere il lato politico. E purtroppo la nostra regione è stata costretta ad operare così. Perché? Perché noi operiamo nel contesto di un piano di rientro. Quello che vogliamo dire è che lavorare in un contesto di piano di rientro fa male al sistema sanitario. Noi dobbiamo uscire il prima possibile. Per fare che cosa? Beh, per cominciare a fare programmazione vera, che significa andare a cercare quali sono le differenze, ci sono, abbiamo dimostrato degli strumenti per farlo, per andare ad investire le risorse laddove possano produrre di più. Che cosa vuol dire in termini anche pratici questo? Ma vuol dire che nel momento in cui io vado e devo decidere come allocare le risorse per le tecnologie all'interno dei diversi ospedali, io posso seguire due logiche poi alla fine. Ho una logica del consenso, ho 10 ospedali, do un po' a ciascuno, oppure vado a capire qual è la tecnologia buona nell'ospedale, nel contesto nel quale io andrò a inserire quella tecnologia. Questa logica si porta dietro degli strumenti, degli approcci che sono utilizzati in tutto il mondo. In questo caso noi parliamo di Health Technology Assessment, che è una cosa su cui insistiamo da tanti anni, che qualche ospedale anche nel Lazio già ha applicato e che porta dei grandi benefici, che essenzialmente i benefici sono quelli che dicono, beh, insomma, in questo ospedale è questo tipo di tecnologia che va inserita perché produce questo tipo di prestazioni, perché in questo modo si è appropriati e in questo modo si produce sanità e si produce salute. Cioè, in buona sostanza, crearsi un sistema di regole che alloca le risorse laddove queste possono effettivamente produrre salute. Noi ormai ci abbiamo, e anche la Regione Lazio ce le ha, tanti strumenti di valutazione, tanti dati. Ecco, ma vengono utilizzati poi per mettere in pratica le politiche di sviluppo, perché io spesso sento e leggo piani e studi molto dettagliati che poi non li vedo mai applicati. No, come diciamo, purtroppo gli unici dati che hanno guidato poi alla fine negli ultimi anni la programmazione sanitaria sono quelli banalmente contabili, cioè neanche quelli economico-finanziari, perché già il dato economico-finanziario, come dire, ti mostra un costo, ti fa vedere dove si produce, e qui parliamo proprio di dati contabili. Allora, io so che questo ospedale deve costare X, quindi se costa X più 10% devi tagliare il 10%, fine. E questa logica, che appunto quella del taglio orizzontale, del taglio lineare, è la logica che purtroppo si utilizza quando si è in condizioni di crisi e di urgenza. Allora, noi perché? Perché c'ho l'urgenza di dover rientrare da un piano di rientro. Sì, no, ma questo è no, questo fa male, cioè l'emergenza è la costante di questo paese, quindi insomma siamo sempre in emergenza e si fanno cose molto approssimative, mai pronte per pianificare un qualcosa da qui a 5-10 anni. È il solito problema. Vabbè. Esatto. Grazie. Niente, grazie ad Americo Cicchetti, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari. Benvenuti a Camelot.